Tongshman Niman Hao. Oggi spiegherò come eseguire l'esercizio Ya Tu Wei subito dopo la clip della Tong Yue. L'esercizio Ya Tu Wei è un esercizio molto comune nel Wushu per eseguire un allungamento dell'arto inferiore e di tutto il meridiano della vescica, nonché della catena, della grande catena posteriore. Il primo errore da valutare è la postura del piede. Il piede non deve essere né aperto né chiuso verso l'interno del corpo, ma deve essere frontale. Il ginocchio deve essere completamente disteso, senza però andare in un eccesso di estensione o iperestensione. L'anca, le anche devono essere entrambe poste frontalmente. In genere si tende ad aprire un'anca e a lasciare frontale dell'altra, mentre tutte e due le anche devono essere ben disposte frontalmente. La porzione lombare deve essere distesa, il petto deve essere rilassato e la testa deve compiere un allungamento verso l'alto, come se la testa fosse appesa ad un filo. Durante l'allungamento è necessario rimanere in postura per almeno un minuto e mezzo. Per quanto riguarda la respirazione, dobbiamo cercare di avere una respirazione diaframmatica, gonfiando e sgonfiando l'addome, ed eseguire un leggero allungamento della porzione lombare ogni qualvolta si emette l'espirazione. Andiamo adesso a valutare visivamente gli errori che si possono commettere in questo esercizio. Siamo tutti abituati a vedere Ya Tu Wei eseguito in questo modo, con la gamba sollevata e andando a prendere il piede con le mani e cercando di arrivare, dipende dal vostro livello di allungamento, o con il gomito, o con la testa, o con il naso. Questo però avviene utilizzando dei piccoli compensi strategici che ci permettono di arrivare all'obiettivo, ma facendo uno stretching che è segmentario e non globale. Andiamo adesso a vedere la postura corretta per eseguire questo esercizio. Per mostrarvi la corretta esecuzione dell'esercizio mi aiuterà Valentina. Ok. Andiamo ad eseguire l'esercizio Ya Tu Wei. Quindi solleviamo la gamba, facciamo bene attenzione che il piede d'appoggio sia ben direzionato frontalmente, che il ginocchio sia teso, ma soprattutto che l'anca non sia in apertura. Okay? Potete valutare dal centro del vestito. Le anche quindi saranno appoggiate perfettamente su un asse trasversale, non in questo modo. In secondo luogo cercate di essere allineati con l'anca del piede in esecuzione. Pertanto questo non dovrà essere allineato al piede di appoggio né troppo in apertura, ma ben allineato con la propria anca. Ginocchio ovviamente teso. Attenzione a non intraruotare o extraruotare il piede in esecuzione, cioè non fare questo, riuscite a vedere bene la pianta così, ma deve essere perfettamente allineato, ok? Diritto. Non andremo a prendere il piede con le mani, perché altrimenti creeremo dei compensi con la schiena, ma solleva le mani in avanti, le uniremo con un aiuto di un elastico, le terremo abbastanza in tensione, senza creare troppa forza di tensione, giusto per tenere le braccia ben allineate. Con l'ausilio di un bastone vi farò vedere il corretto allineamento della schiena. Ciò che accade è che nel fare stretching, nell'allungare, la schiena crea dei compensi curvandosi, ok? Questo è quello che dobbiamo evitare, quindi poggeremo un bastone per spiegarvi didatticamente cosa dovete allungare esattamente. Dovete cercare di eseguire tutto ciò che è nei principi del Wushu tradizionale, soprattutto nel Tongbei. Sconosciamo per esempio l'apertura della zona lombare chiamata Minmen, per cui il sacro e il coccige puntano perfettamente in basso. Ok?
La zona lombare deve essere aperta, per cui qui non ci deve essere spazio, deve essere ben adesa. Il petto deve essere rilassato. Se il petto è in fuori, qui si avrà uno spazio. Ok? Se il petto è troppo all'indietro, avremo uno spazio a livello della prima vertebra toracica. La testa si deve estendere verso l'alto, ok? E quando parliamo della testa intendiamo ovviamente la zona cervicale. Quindi questo va verso l'alto. Molti faranno questo, ok? Non è corretto per cercare l'aderenza, ma dovete pensare, come si dice nel Tai Chi Chuan, di essere sollevati con la testa come se fosse appesa a un filo. Ok? Da questa posizione, cercando di tenere l'aderenza con il bastone, andate leggermente in avanti. Se sentite che non c'è più aderenza, dovete fermarvi e tornare indietro. A questo punto, vedete che per esempio Valentina già sta iniziando a compensare con il piede l'intradura, invece deve essere ben frontale, ok? Tenete sempre le mani dritte. A questo punto inspirate, espirate, distendete la testa e la zona lombare. Non cercate di andare in avanti, ma semplicemente di distendere la zona lombare. Inspirate, espirate. E adesso parte tutto il lavoro di distensione, ma soprattutto di rilassamento. Dovete cercare di rilassare ogni muscolo che vuole contrarsi durante l'esercizio. Quindi testa su, dito, ansion, aprire la zona del min meng e cercare di distendere. Qui dovete sentire proprio questa zona qui. Okay? Come la tensione? Si sente. Si sente, perfetto. Quindi distendi. E non vado verso il piede, ma verso l'alto. Vedete la testa come cerca di compensare, invece si distende in questi punti, non facendo questo. Si rimane in questa postura cercando di respirare per un minuto e mezzo, per almeno un minuto e mezzo. Spero che questo video vi sia stato utile per migliorare il vostro allungamento globale. Tong Chi Men, Zai Jie, e al prossimo video!